forse non si sono lette bene le carte. Come al solito, quando si parla di Bagnoli c'è sempre chi vuole cambiare le carte in tavola. Noi abbiamo semplicemente contribuito in questa fase di transizione, in questa fase in cui c'è una evidente violazione di legge della Costituzione, evitare che qualcuno potesse prendere da pretesto il fatto che si rallentasse la bonifica. Quindi sulla bonifica noi abbiamo detto: non tirate in mezzo il Comune di Napoli, perché noi, come dire, se volete procedere, se dovete procedere, chiunque debba procedere, proceda, perché quello che noi dovevamo mettere in campo abbiamo messo in campo. Quindi questo è il tema, non c'è veramente nulla di nuovo. Per il resto attendiamo il TAR, e come io ho sempre detto, detto e stradetto dal primo giorno in cui si fu firmato quel protocollo, l'opera di rimozione della colmata e di completamento della bonifica spetta al governo in primo luogo, e quindi siccome il governo ha inteso commissariare quell'area, noi abbiamo detto: insomma, cominciate a dare dei segnali procedendo alla bonifica, cioè quello, esattamente quello che ho detto il 14 agosto, quello che ho detto prima e quello che ho detto dal 14 agosto sino ad oggi. Siccome abbiamo intuito da una serie di carteggi che qualcuno potesse in qualche modo strumentalmente utilizzare poi l'argomento che era il comune che frenava, abbiamo come sempre tolto ogni freno, soprattutto quando si tratta appunto della bonifica, purché venga fatta secondo le linee che abbiamo indicato noi, a cominciare dalla rimozione della colmata. Non diamo letture diverse, tanto è vero che nel carteggio che abbiamo fatto noi abbiamo detto esattamente che questo tra virgolette via libera, che non è un via libera, questo fatto, come ho detto prima, di non utilizzare strumentalmente le posizioni del comune contro il commissario per rallentare le operazioni di bonifica, non far venir meno, l'abbiamo messo per iscritto, tutte le ragioni che sono a fondamento del nostro ricorso. Cioè sono due cose diverse. Una cosa è la bonifica, che indipendentemente da quello che sta accadendo in queste ore, dal protocollo e dagli accordi di programma precedenti, era ben delineata nel suo processo. Altre cose è il ricorso contro il commissariamento, che anzi a maggior ragione anche da questi ultimi atti che noi abbiamo firmato è completamente confermato e ritenuto fondato da parte nostra.